Ritengo che questo comitato sia stato molto utile e molto costruttivo. La novità più importante riguarda due aspetti sui quali ci siamo molto soffermati negli ultimi tempi. L'implementazione della videosorveglianza e dal 6 marzo si parte alla sanità per poi andare verso un'integrazione complessiva su tutto il territorio e quindi aumentare quel 52% già funzionante. E un rafforzamento del controllo del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine, quindi ci riferiamo a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e noi abbiamo chiesto di poter ulteriormente assumere come Polizia Municipale. Quindi su questo abbiamo registrato una convergenza notevole su quelle che sono state da sempre le richieste del Comune di Napoli. Abbiamo chiesto perché abbiamo, come sapete, fatto uno scorrimento delle graduatorie importanti con un centinaio di poliziotti municipali. Noi ne potremmo assumere molti altri se si crea uno spazio normativo, non finanziario, perché le risorse le avremmo sui vincoli che ci impongono di non andare oltre la soglia del 25% per il decreto degli enti locali attuali, perché Napoli è una città in piano di riequilibrio. Quindi se la sicurezza è effettivamente una priorità, si può trovare questo spazio normativo. Il Ministro ha preso l'impegno con i tavoli tecnici che avete prima ascoltato di affrontare tutte le questioni che sono notevoli. Cioè, siamo stati oltre 2 ore e mezza di comitato, quindi queste 2 ore e mezza si è parlato di tutto, si è parlato soprattutto della grande stagione di riscatto che sta vivendo la nostra città per partecipazione popolare, per presenza turistica e quindi non si può consentire che un manipolo di delinquenti, piccoli o grandi che siano, cerchino di seminare attraverso rapine o sparatorie o altro il panico e il terrore nella nostra città. Quindi questo è un compito su cui noi siamo schierati in prima linea, ma abbiamo chiesto allo Stato di fare la sua parte e mi sembra il mandato che ha avuto il nuovo questore molto chiaro, avete ascoltato anche dalla parola del Ministro dell'Interno. Quindi noi ci aspettiamo nei prossimi giorni già degli interventi significativi con la piena cooperazione del Comune di Napoli che sul tema della microcriminalità e della camorra è schierata da sempre in prima linea. L'appalto è stato aggiudicato, da lunedì si inizia la sanità e ci si estende in tutta la città, quindi i tempi sono immediati, io ritengo che in pochi mesi ci saranno risultati molto soddisfacenti. E poi noi confidiamo anche di poter ottenere risorse ulteriori su alcuni obiettivi strategici. Io ce n'ho uno per tutti sul quale ho insistito, videosorveglianza in tutte le scuole della nostra città e di tutta la città metropolitana. Quindi questo è un segnale molto importante. Poi comunque abbiamo parlato anche di altri temi che riteniamo assolutamente importanti, come quello del fatto che nella città di Napoli, grazie alla cooperazione tra istituzioni, si è tenuto sotto controllo il conflitto sociale, nonostante una città molto complicata. C'è una grande attività di rigenerazione urbana che passa attraverso la partecipazione dei cittadini. Abbiamo parlato del tema dei campi Rom, insomma, si è parlato veramente di tutto, dal modo con cui noi siamo impegnati per evitare che i 3 miliardi di euro di opere pubbliche che ci saranno in quei prossimi anni possano essere infiltrate dalla camorra. E il Ministro dell'Interno ha preso l'impegno, insieme a tutte le articolazioni dello Stato, di vigilare. Insomma, mi sembra che ci sia quell'attenzione importante su quello che oggi Napoli merita. Noi non chiediamo né leggi speciali né interventi straordinari. L'attenzione alla città di Napoli, mi è parso di capire che il governo ha colto ormai da tempo, di come questa città stia attraverso i suoi abitanti scrivendo una stagione unica che può servire all'intero Mezzogiorno e all'intero paese.